Buonasera, buonasera a tutti. Siamo alla fine quasi di questo Genova-Inter incredibile da casa, non Castellano, questa volta da casa Criscuolo. Criscuolo. Buonasera. Siamo ospiti a casa Criscuolo anche con zio buonasera Fabio. A tutti, buonasera a tutti. Perché sapete com'è, ci sta Gianluca, come sapete, che sta in trasferta in quel di Roma, sta a vedere la partita per conto suo e quindi ci siamo organizzati. Inter pazza, dopo tante critiche, dopo tante preoccupazioni, cosa facciamo? A pochissimi minuti dalla fine, 4-0 a Genoa. Rientro di Cardi, insomma, praticamente è cambiato un po' tutto, anche se all'inizio ha colpito quel palo. Che cosa ne pensi, zio Fabio, di questa partita? Allora, io penso che al di là del caso Icardi, noi dobbiamo essere e siamo interisti. Poi alla fine del campionato si vedrà. Forza, forza Inter, a parte Icardi. Sempre forza Inter. Benissimo. Poi un commento anche da Vincenzo. Grande ritorno di Icardi. Sono soddisfattissimo. Abbiamo visto tutta la squadra bella, galvanizzata. Infatti, un grande gioco, Vincenzo. Grande gioco, un grande politano. Gagliardini, se Gagliardini fa la doppietta, secondo me è la fine del mondo. Padrone del centrocampo, Gagliardini. Ma a parte, vabbè, c'è stata pure l'espulsione a un certo punto, ma la partita non è stata mai in discussione, anzi. Poteva essere chiuso anche prima, quando Icardi il primo tempo si è presentato solissimo davanti al portiere e ha colpito il palo. Quindi comunque il peso di un attaccante, ora che sia Icardi, che sia un altro nominativo, ci vuole. Perché come abbiamo giocato le partite precedenti con delle mezze punte adattate a fare la punta come lo stesso Keita, non andava assolutamente bene. Quindi questa sera bravi tutti, pure Perisic, Nainggolan anche se è ripreso bene, la difesa ottima, non abbiamo corso nemmeno un pericolo e non sappiamo più che dire. La classifica sorride, caro ci padre. Sorride, ci sì. Sorride perché siamo. E noi guardare a 4 più 4 dal Milan. Ora poi a un minuto dal termine anche la Roma e la Lazio pareggiano. Speriamo che vada così. Noi siamo praticamente quasi al 90esimo. Vediamo un po'. Vai su diretta qua, vediamo un poco. Se cosa stanno facendo le altre squadre, così chiudiamo il video. Andiamo su diretta. Certamente, guardate, tutte le polemiche che ci sono state. Ma che brutta cosa, che brutta settimana che abbiamo passato. Veramente che brutta settimana. Speriamo che sia tornato questa serenità più che altro. L'entusiasmo di questa sera. Sì, con l'entusiasmo. Ora ci attende un'altra partitissima. Una serie di partite. Ma un'altra partitissima breve con l'Atalanta. Abbiamo la Juve, abbiamo il Napoli. Sono partite che noi dobbiamo assolutamente non perdere. No, con l'Atalanta dobbiamo vincere anche perché dobbiamo vendicare. Io dico col Napoli, adesso siamo a 7 punti, c'è lo scontro diretto, il campionato può riservare ancora delle sorprese. Hai voglia? Sul hai secondo voglia, posto. Hai voglia. L'Atalanta all'andata ci umiliò. Quando perdemmo? Noi abbiamo 4-0. Non ci abbiamo da vendicarci. e quindi speriamo che domenica riusciamo a fare questo passo importante. Non riusciamo ad andare su diretta, va bene. Quindi in tutti i casi, quindi possiamo anche chiudere il video, anche se. Ancora si sta giocando, vedete. È più facile che facciamo il quinto che prendiamo il gol. Quindi un po' di serenità, voto da 7,5 a tutta la squadra. Ce la facciamo, cioè, niente, non c'è linea. E quindi niente, ci concediamo così con questa larghissima vittoria dell'Inter, siamo soddisfattissimi. Iscrivetevi al canale, un saluto Vincenzo, un saluto ai nostri amici. Saluti a tutti, buona serata. Contrariamente
le volte scorse, stasera dormirò tranquillamente. Però prima di dormire ci andiamo a vedere tutte le interviste. Tutto. Stasera si fa notte fonda. Mattina. Consultiamo i risultati. Quindi è confermato che praticamente Roma-Fiorentina 2-2, un risultato bellissimo questo qua. La Lazio perde! La Lazio perde! Tengo due! Ve l'è piaciuto con l'Inter! Che cosa fate con l'Inter? E mo la spalla vi ha messo belle 1-0 1-0 che è stato Capuano? Siamo al 94esimo allora così com'è la classifica? Allora in questo momento abbiamo più 4 sul Milan, abbiamo più 7 ipoteticamente sulla Lazio e più 8 sulla Roma. La Lazio, quando siamo sulla Lazio, perché la Lazio deve recuperare la Lazio in questo momento sono ancora 9 punti. Vabbè, la Lazio deve recuperare la partita con l'Udinese, che però non è per niente facile. Perché stasera ha perso. Non è per niente facile, quindi questo è confermato tutti. Buonanotte, forza Inter, buonanotte dalla famiglia sempre. Da casa Crescuolo, ciao a tutti, iscrivetevi al canale.